c'è Maria Vittoria che sta facendo la pasta per fare le lasagne. Sono 6 uova, 300 g di farina 0, 200 g di semola rimacinata e 100 g di farina 1. Dopo un buon lavoro di braccia è pronta, l'ho messa nella pellicola e adesso in frigorifero a riposare almeno un'ora. È giunto il momento di tirare la pasta e qui sono... La camusa di Nicolò! Sì, esatto, e qui sono col mio piccolo chef, il mio aiutante di fiducia, che mi aiuta a tirare la pasta. Vedete come mette bene bene le manine? Perché la pasta si prende con il dorso delle mani. Ora un po'. Gli facciamo un altro giro, vero Vittoria? Sì. Vai. Molto bravissima. E adesso l'ultima tacca. Vieni, si fa ancora più sottile, perché noi la vogliamo sottilissima. Come questi, guardate un po'. Vieni qua, amore. Vieni, Vittoria. Ecco qua. Brava. Perfetto. Allora, mentre qui nella mia cucina sta andando in onda il circo, io vi faccio vedere qual è il procedimento per sbollentare queste lasagne. Guardate, le ho cosparse di semola, sono trasparentissime, si vede la mano in trasparenza. Una bella teglia larga piena di acqua salata e olio. Metto le lasagne dentro e le faccio bollire per 20 secondi. Passati 20 secondi, le metto qua, acqua fredda, perché così interrompo immediatamente la cottura. E una volta che sono state messe l'acqua fredda, basta solamente fargliela toccare, su un panno a asciugare. E adesso si va a comporre la teglia. Qui la besciamella è perfetta. Quindi un romaiolo, come si chiama a Firenze, un mestolo, come si chiama nel resto d'Italia, e si fa una prima base di besciamella in modo da non far attaccare le lasagne sul fondo della teglia da forno. E si fa il primo strato. Due. Questa è troppo doppia, la taglio con le mani. Quindi un altro pochino di besciamella. L'importante è mettere il condimento, ma non esagerare dopo averlo messo, perché sennò a fare da una cosa buona a una cosa pesantissima è un secondo. A questo punto prendo un altro cucchiaione e vado col ragù. Ecco fatto, spargetelo per tutto il fondo. Le dosi all'incirca sono queste. Poi, anche se in America mi guarderanno come un pazzo, ma le lasagne le abbiamo inventate noi, non ci metto la mozzarella, ma ci metto una bella manciatina di parmigiano reggiano, buono, 24 mesi, Niente mozzarella, ricordatevelo, mozzarella serve a nulla nella parmigiana, domani ve lo dico, nella lasagna. E adesso altro strato. E vado avanti così finché non la faccio tutta. Eccola qua la meraviglia, Mi sembra aver fatto 8 strati, ho perso il conto, però sono stato abbastanza bravo, ne ho fatti 8, poi ho finito la carne, ho finito la besciamella e quindi ho finito qui. Per chiuderla ho messo un'abbondante dose di parmigiano reggiano sopra per fare una bella e golosa crosticina. Adesso in forno a 180-200 gradi per una trentina di minuti. Poi mi raccomando, lasciatela riposare almeno un quarto d'ora dopo averla sfornata. Mi metto il guanto, è mezz'ora di forno, gli ultimi 5 minuti ho messo massima temperatura, funzione grill, giusto per dargli quella
gratinatura così golosa, eh? Ed eccola qui, spettacolare, un profumo che ti fa diventare idiota. Adesso lasciamola ferma per un quarto d'ora, anche 20 minuti, tanto è buona uguale.